lanciare questo messaggio da una città come Assisi è una sfida per noi amministratori, perché la credibilità si basa sulla coerenza, quindi qui lanciamo un messaggio che dobbiamo poi mettere in pratica, ad iniziare proprio da questo territorio, da questa città, anche mostrando come alcune buone pratiche possono essere ripetute e sono ripetibili. È una giornata eccezionale per la qualità degli ospiti, per la qualità e la forza dell'impegno che si vuole prendere. Siamo molto orgogliosi che tutto questo avvenga ad Assisi, la città di San Francesco. Una delle radici di questa alleanza è proprio un'identità nuova dell'Italia, riconoscere la forza anche della nostra cultura. Con Enzo Bianco abbiamo tante volte discusso di questo nuovo patriottismo, cioè senza un'identità forte l'Italia non può andare avanti, questa identità non si costruisce senza i comuni. Le regioni e i comuni ieri a Barcellona hanno deciso di muoversi su alcune linee guida. Uno, innanzitutto creare una banca dati mediterranea, euromediterranea. Non esistono i dati a livello se non europeo. La seconda, della scelta più coraggiosa. Dobbiamo creare e dotare di poteri di emanare direttive un'autorità euromediterranea. Perché se teniamo pulita la nostra costa non avremo risolto il problema se il paese accanto o vicino farà una cosa completamente diversa. La terza, bisogna andare in modo drastico verso il divieto nel Mediterraneo di prospezione e di estrazione di gas metano e di petrolio. Ci troviamo assieme con estrazioni diversissime, con anche, se vogliamo, interessi molto diversi, ma accomunati dalla più grossa emergenza di questo tempo, ma anche accomunati dall'idealità che condividiamo. E questo credo che sia veramente la parte bella del nostro paese, che speriamo davvero che faccia fiorire tutta quanta l'Italia di nuovo. Si recupera senso e spirito di comunità, si dà un'idea armonica della sostenibilità ambientale, economica e sociale, si punta su grandi obiettivi costruendo un'idea di sogno e speranza del paese e dell'Europa che parte da una trasversalità di soggetti di cui siamo particolarmente orgogliosi di essere qui e di essere stati tra i coprotagonisti della firma di questo manifesto, in un luogo tra virgolette che è lo stesso simbolo Assisi, che diventa, è il luogo della pace e diventa anche però luogo di un senso e spirito di comunità paese da recuperare a tutti i livelli.